Cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Mi sono assentato per un lungo periodo per problemi di salute. Come noterete, la mia voce è cambiata perché ho subito un intervento a una corda vocale. Spero comunque di riuscire a spiegarvi chiaramente questa ricetta che vi propongo. È una ricetta molto antica, è una ricetta sarda, in modo particolare è una ricetta che ho imparato da mia suocera e non tutti conoscono. Suzuku va, tradotto letteralmente, succo di fave. In realtà è una crema di fave. Adesso passiamo alla spiegazione di questa ricetta molto ma molto golosa. Per la preparazione di questo piatto per due persone, gli ingredienti sono 150 g di fave secche, un pezzetto di lardo, un pomodoro fresco o, se lo avete, un pomodoro secco, un mazzetto di bietole selvatiche, 50 g di spaghetti, infine sale grosso quanto basta. Passiamo alla preparazione. Circa 20 ore prima della cottura ho messo in ammollo le fave secche. Il giorno successivo quindi sono passato alla sbucciatura delle fave. Le ho riposte nel pentolino dopo averle sbriciolate con le mani. Alle fave ho aggiunto il lardo tagliato a pezzetti. Il pomodoro tagliato a pezzetti, anche le bietole, e per ultimo l'acqua sino a metà del pentolino. Dopodiché ho messo il pentolino sulla fiamma. Dapprima ho fatto bollire, dopodiché ho abbassato la fiamma al minimo col coperchio e ho fatto cuocere per 2 ore circa. Di tanto in tanto ho rimestato il contenuto della pentola e ho aspettato la cottura di questo piatto golosissimo. Ed ecco, a fine cottura ho aggiunto il sale, ho spezzettato gli spaghetti e li ho aggiunti a Suzuku va. Fatto cuocere per altri 6-7 minuti, il piatto finalmente è pronto per essere degustato. Ho impiattato con una fetta di pane abbrustolita, versandoci sopra Suzuku va, dopodiché siamo passati alla consumazione di questo favoloso antico piatto sardo. Spero vi piaccia, vi auguro buon appetito e spero di potervi proporre un altro piatto della antica cucina sarda. Ciao, ciao, ciao amici, ciao amiche, a presto.